And the Oscar goes to Natalie Portman. Christian Bale. Reese Witherspoon. Anthony Hopkins. Se è vero che non esiste ancora un Oscar per il 3D, è anche vero che quest'anno il film che si è piazzato al secondo posto assoluto nella speciale classifica delle nomination, cioè Vita di Pi, del regista taiwanese Ang Lee, è un film non solo girato in 3D, ma addirittura impensabile senza il 3D. Infatti, dopo le 12 nomination andate al blockbuster di Steven Spielberg Lincoln, Vita di Pi si è aggiudicato ben 11 candidature, comprese tutte quelle delle categorie ritenute più importanti, cioè miglior film, regia, sceneggiatura, fotografia, eccetera, eccetera. Ma sentiamo cosa dice del film, in esclusiva per Sky 3D, il regista Ang Lee. Penso che sia un'avventura e un film che fa riflettere. Per me è stata un'esperienza di sopravvivenza e una ricerca spirituale in qualcosa in cui credere. Non ho voluto esplicitare una risposta, ma credo, spero, che sia una grande esperienza filmica, che si fonda sulla potenza della narrazione. L'avventura è una prova di fede. Sono in relazione. Come si dice, se non soffri, non ottieni nulla. Spesso la spiritualità e la ricerca di Dio è collegata ad un'insicurezza o alla nostra sofferenza, dettata dai dubbi della nostra vita. Penso che questi dubbi rendano la fede viva. Senza questi stimoli non c'è questa ricerca. Ci si siede e si vive semplicemente la vita. Ma la ragione per cui noi pensiamo, la ragione della nostra spiritualità, la ragione per cui noi proviamo emozioni collegate a qualcosa di sconosciuto a noi, è perché soffriamo. Vita di Pi è un film sfida. Un ragazzo, una tigre e l'oceano, nient'altro. Meglio, un ragazzo, una tigre, un oceano d'acqua e il 3D. Perché è il 3D che rende magico Vita di Pi. È il 3D che muove, gonfia, amplifica, approfondisce emozioni. Perso in mezzo al nulla, naufrago su una scialuppa di salvataggio accanto a una tigre feroce, Pi scopre, sperimenta e prova le emozioni primordiali della vita. La paura, il dubbio, la disperazione, la speranza, la fede. E il 3D, per esplicita dichiarazione del regista, serve prima di tutto per dare rilievo e risonanza alle sue passioni. Accanto a lui, come lui attaccata alla vita, c'è una tigre. Quella che vedrete sullo schermo è stata realizzata almeno in parte in computer grafica. Per meglio dire, quella che vedrete è il risultato della sovrapposizione fra tre tigri vere, di cui due addomesticate e una molto aggressiva, ancora in parte selvaggia, e una tigre digitale fatta sostanzialmente di pixel, dal momento che sarebbe stato molto rischioso far coabitare nella medesima inquadratura sia il ragazzo che la tigre. La difficoltà del regista e dei suoi collaboratori è consistita, insomma, prima di tutto nel far combaciare le tigri vere con quella elettronica. E anche in questo caso la computer grafica non rimpiazza la realtà, la estende e genera in noi la meraviglia dell'illusione. Nel film è quasi tutto a illusione. L'Oceano Pacifico, per esempio, è una gigantesca vasca installata nei pressi dell'aeroporto di Taipei. I pesci volanti e la balena che vedete guizzare sulla superficie del mare sono effetti digitali e l'attore 17enne che interpreta Pi ha recitato quasi sempre praticamente nel vuoto. Eppure l'effetto finale è potentissimo. E come se non bastasse, Vita di Pi ha anche una sua dimensione filosofica non banale. Un film che ci interroga sul senso della vita, sul senso delle nostre scelte. E il 3D rende ancora più urgenti e stringenti queste domande. Se poi mi chiedete di cosa parla il film, vi posso dire soltanto che la risposta è nel cuore di ognuno di noi. Ma godiamoci insieme ancora alcune immagini di questo bellissimo film. Bisogna trovare una soluzione. Se dobbiamo convivere, bisogna imparare a comunicare. Forse Richard Parker non può essere addomesticato, ma con la volontà del Signore può essere ammaestrato. Devi credermi. No! Bravo.
Vai, Richard Parker. Vai. Vattene a casa, ti lascio stare. Se lo dico, lo faccio. Promesso.